bruciata, Fano. Sì, video su Lemon fatto, venuto bene, molto bello. Adesso farò Minecraft, ma prima vado a farmi un giro, ok? Un po' di trekking, mezzo alla natura. Ciao, ciao. Tafano, come va? Senti, sono un po' di fretta, sono qua in un posto un po' bruttino. Ho trovato materiale. Sì, l'ho trovato materiale. E ho trovato dei dischi, non ce n'era neanche uno sul 66. Ho detto, ma il 66 è l'anno più importante della storia del rock. Perché qua non ci sono? Sì, nella casetta. Qualcuno di voi dirà: il 1966 è l'anno più importante per la storia della musica moderna! Ed avrebbe ragione. Ma qualcun altro di voi dirà: non è vero! L'anno più importante per la musica moderna è il 1999, anno di uscita di L'Amour Toujours! Come controbattere a questa affermazione così avventata ma a tratti sensata? Prima di tutto, dovete con voce ferma dire al contestatore: allora, prima di tutto ti calmi! E poi, solo poi, potrete mostrargli questo, questo e questo. Solo in casi di estrema necessità potrete ricorrere addirittura a questo. Quelli che avete visto sono tutti album usciti nel 1966. LP che se uscissero adesso sarebbero il capolavoro della vita, ma che nel 1966 erano tutti semplicemente a livello degli altri. Il video potrebbe concludersi qui. È evidente perché il 1966 è l'anno zero del rock. Allora, noi come al solito ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Bella! Ma siccome a noi piace rompere le uova nel panino, cercheremo di analizzare un po' più a fondo la questione. Cosa accadde nel 1966? Il 14 giugno la Chiesa Cattolica abolì l'indice dei libri proibiti, istituito da Paolo IV nel 1558. Il 6 settembre viene trasmesso negli Stati Uniti il primo episodio di Star Trek. Il 9 novembre John Lennon incontra Yoko Ono presso l'Indica Gallery a Londra. Il 25 dicembre, come tutti gli anni, cade il Santo Natale. Per quanto riguarda invece le produzioni artistiche più propriamente dette, il 1966 è l'anno di Blow Up di Antonioni e Il buono, brutto e cattivo di Leone, ma anche l'anno della prima edizione del Castiglioni e Mariotti. Tornando alla musica, che innovazioni rendono il 1966 un anno diverso dal 1230? In primis, negli ultimi 8 anni il mercato musicale è cresciuto del 138%, grazie alla diffusione delle radio e del giradischi, che permettevano di portare la musica nelle case di più persone possibili. Le radio dell'epoca, comunque, non erano esattamente come le radio moderne. Ad esempio, non trasmettevano The House of the Rising Sun o Like a Rolling Stone di Bob Dylan. Per ovviare a questa necessità di musica da parte dei giovincelli, nacquero le radio pirata, che, come racconta il film I Love Radio Rock, trasmettevano da barche poste al largo. Nel 1967 la BBC, per contrastare il fenomeno delle radio pirata, lanciò Radio One, che con i suoi potenti mezzi sovrastava ogni segnale amatoriale. Tutti i gruppi degli anni 70 furono eternamente grati alla breve ma gloriosa esperienza anarchica sui sette mari. Il 1966 è anche l'anno in cui si affermano i Guitar Hero, cioè sostanzialmente 4 ragazzi inglesi ed un americano che iniziarono a spaccare i culi e le chitarre in gruppi come i Cream e gli Yardbirds. Il rivoluzionario modo di suonare, più energico e meno stanco di questi 4+1 pazzi pazzi musici, ha influenzato le generazioni successive in un modo facilmente intuibile, e, guarda caso, il loro successo inizia nel 1966. Ancora non siete convinti, o 4 ascoltatori? Bene, allora concludiamo con l'analisi di alcuni album che abbiamo citato all'inizio. Certo, non sono gli unici album degni di nota, ma qua dobbiamo fare un video di 10 minuti, non un documentario di Piero Angela. Purtroppo. Revolver.
I Beatles ti spaccano il culo con Eleanor Rigby e poi sono talmente strafatti che fanno cantare a Ringo Yellow Submarine. Revolver è uno dei primi album che utilizza completamente lo studio di registrazione e il multitraccia, permettendo l'utilizzo di effetti impensabili qualche anno prima. A questo periodo si deve la famosa citazione di Lennon: siamo più popolari di Gesù Cristo adesso. Pet Sound. Dal punto di vista storico, questo album dei Beach Boys non ha goduto della considerazione di altri capolavori del 66. Ma me ne vorranno i puristi e gli studiosi di musica, sia quelli veri sia quelli laureati su Google, Pet Sound fu il più importante album con la copertina brutta della storia. Good Vibration ha tracciato la strada per i rocker successivi, nessun dubbio. Altre canzoni contenute, tra cui Would It Be Nice, raccontano degli adolescenti e delle loro paure. L'album si arenò comunque al 10° posto delle classifiche USA. Blonde on Blonde di Bob Dylan. Abbiamo già parlato di questo album, aggiungiamo solo che è probabilmente l'album che tramutò il folk rock in quello che tutti noi conosciamo. Canzone da ascoltare, Just Like a Woman. Ultimo disco di cui parlare in questo video, non vogliamo ammorbare ancora i nostri quattro fan, Aftermath. È il quarto disco in studio degli Stones, ma è il primo a contenere solo canzoni scritte da loro. Questo Aftermath, che tra le altre contiene Paint It Black, è il pop vietato ai minori. Costruito in modo antisociale, per l'epoca ovviamente, ma con un'intelligenza musicale che rese questi ragazzacci sporchi e cattivi gli unici capaci di camminare sull'acqua e competere con i Beatles. Sperando di non aver sconvolto le vostre menti con questa notizia sconvolgente, e spero anche che non me ne vogliate per non aver citato Them Again dei Them, spero capirete che non era questo lo scopo del video. Lo scopo del video era infatti mostrare ai nostri quattro fan che il 1966 è davvero l'anno della svolta nella musica, per tanti piccoli e grandi motivi. Aiutateci a portare avanti la nostra crociata e a sconfiggere gli infedeli della musica. Noi ci becchiamo in un prossimo video, questa volta per davvero.